Rinnovare l'olivicoltura per renderla più competitiva è l'obiettivo della giornata dimostrativa di raccolta in continuo delle olive. Queste giornate sono giornate divulgative che permettono di divulgare appunto i dati della ricerca che i docenti della Facoltà di Agraria negli ultimi 10 anni hanno raccolto grazie alla sperimentazione finanziata sia da enti pubblici che da enti privati, dalla provincia di Bari, dal Ministero e in quest'ultimo anno dalla Regione Puglia attraverso la misura 124 del PSR. Nel campo di Valenzano è in corso tuttora la raccolta delle 15 varietà messe a confronto nel campo sperimentale. 13 di queste varietà sono italiane, molte di queste sono pugliesi, perché l'obiettivo principale della nostra sperimentazione è quella di individuare dei genotipi delle varietà pugliesi che si adattino a questo nuovo sistema di coltivazione. Partner e attenti osservatori sono i diretti interessati, gli olivicoltori, che con i loro organismi di rappresentanza, le associazioni olivicole, Assoproli e Aproli, collaborano alla riuscita di questa ricerca. Aproli è capofila in un progetto di cooperazione nell'ambito della misura 124, nel più ampio ambito del PIF Aprolio col PSR Puglia. Che cosa vogliamo fare, fra le altre cose, in questo progetto di cooperazione con l'Università di Foggia e anche con l'Università di Bari, come stiamo vedendo in collaborazione? Quello di provare ad abbattere i costi di produzione proprio nella fase primaria, perché rispetto a quello che si sente oggi dire sulla sicurezza, sulla qualità, sulla competitività anche a livello globale e internazionale, però abbiamo una necessità, nonostante ci si possa adeguare a queste nuove prescrizioni, di abbattere i costi di produzione nella fase iniziale, quindi nella fase della produzione primaria, perché effettivamente stanno diventando insostenibili per le nostre aziende olivicole. Noi seguiamo attentamente, noi già lavoriamo con l'Università di Bari per una serie di progetti e lo stiamo già seguendo da un po' di tempo, già da qualche anno per questi impianti intensivi. Potrebbe essere il futuro? Questo mi sembra un pochettino presto da dire, per via del territorio, per via delle cultivar che noi abbiamo, per la tradizione. È un processo che va affrontato e noi credo che in maniera attenta seguiremo da vicino.